articoli 533, 535 del codice di procedura penale, chiaro. Il collega Cosante, Gabriele Cosette, responsabile dei reati di cui ai capi A, E ed L, unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché con quello che dispone dal reato di cui al capo A, dei condanni predetti in relazione al capo A, e dei condanni predetti in relazione ai reati di cui ai capi A, E ed L, alla pena dell'ergastolo con isolamento di turno per la durata di mesi 18, e il collega Cosante in relazione ai reati di cui al capo O, alla pena di anni 18 di reclusione. Gli articoli 29, 32, 34 del codice penale applica in breve una pena accessoria dell'interdizione perpetua di pubblici uffici. Dichiara il deputato altresì in stato di interdizione legale da decaduti dalla potestà genitoriale. Visto l'articolo 36 del codice penale dispone l'ammissione della presente sentenza di condanna del giastolo nel comune dove è stata pronunziata, in cui nuovi pubblici sono stati commessi e in quelli di ultima residenza degli imputati, nonché la pubblicazione dell'intero per 30 giorni a spese dei condannati. Regione Calabria, però Carmelo, da Rocco Loredano e Marco Guglielmo, Musico Bartolomeo, Pasqua Vincenzo, Liga di Teresa, Paloma e Antonia, Anilla Antonia, Scano Patrizia, Fava Ivana, Fava Valerio, da Rocco Guglielmo e da Rocco Andrea, nonché il Zio Filippone, in favore delle parti civili, Comune di Reggio Calabria, Comune di Rosarno, Comune di Medicucco, da ritirarsi in separato del giudizio civile, scontando il deputato in solito al pagamento della professionale, dell'importo di euro 100.000 in favore di Musico Bartolomeo, dell'importo di euro 30.000 in favore di Pasqua Vincenzo, dell'importo di euro 50.000 ciascuno in favore di Liga di Teresa e Paola Maria Antonia, dell'importo di euro 50.000 ciascuno in favore di Garofalo Guglielmo a 75, Garofalo Loredana e Garofalo Carmelo, dell'importo di euro 80.000 ciascuno in favore di Emilia Antonia, Avevane, Paola Lega, Stano Patrizio, Garofalo Guglielmo a 78 e Garofalo Andrea. Condanna il presidio imputato in solito al pagamento delle spese sostenute dalle secondi parti civili liquidate nella misura che ciascuno indicava, complessi di euro 7.000 come oltre i recepiti euro per legge in favore dell'articolo 22 di struttura dello Stato, complessi di euro 4.000 oltre i recepiti anche in favore di ciascuno. Soddisfatti? Sì, sicuramente siamo soddisfatti perché questo è il giusto. Davanti. Diciamo sicuramente siamo soddisfatti perché il giusto riconoscimento del lavoro che va avanti da anni e che su impulso della Procura Nazionale ha portato la pubblicazione del circondario di Reggio Calabria a ricostruire una delle vicende più scure della storia giudiziaria del nostro paese. Finalmente si capisce come la morte dei poveri militari, il ferimento degli altri militari degli anni 93-94 non è stato un imprevisto, è un caso, ma apparteneva a un disegno più ampio che vedeva coinvolte la 'Ndrangheta reggina unitamente a Cosa Nostra siciliana.
adesso c'è un altro livello che si spera si possa raggiungere. Noi, intanto ci fermiamo a questa sentenza, leggeremo le motivazioni per capire appunto come serve comprendere la ricostruzione che la Corte svolgerà nella sua sentenza e evidentemente ci determineremo di conseguenza. La stessa Presidente ha disposto la trasmissione degli atti, di alcuni atti, alla nostra attenzione per le valutazioni che saranno di nostra competenza. Grazie. Grazie a lei. Procuratore Lombardo. C'è una sentenza. Non del processo. Possiamo dire una sentenza storica al termine di un processo altrettanto storico? Certamente sì, speriamo che possa essere l'inizio di un percorso di ricostruzione che vada oltre quello che è stato fatto finora. Penso che questa terra e le vittime di mafia di questa terra meritano questo tipo di impegno e determinate risposte che non sono state facili. Procuratore, possiamo dire che dopo anni in cui tanti hanno detto, quelle del procuratore Lombardo che lui sottolinea sono coincidenze, oggi c'è una corte d'assise, quindi dei giudici togati e dei giudici popolari che dicono quelle non sono coincidenze, sono fatti tanto da essere responsabilità penale. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo raccolto gli elementi disponibili, li abbiamo messi insieme, abbiamo portato all'attenzione della Corte una ricostruzione a cui abbiamo profondamente creduto, oggi è arrivato un risultato importantissimo, siamo contenti di questo. Procuratore, qui oggi in questo processo è successa una cosa storica e forse non è stata abbastanza sottolineata anche dai media. Per la prima volta un boss del calibro di Graviano, e lei questo non l'ha potuto dire fino ad oggi probabilmente, ha parlato in un processo, cioè perché secondo lei si è fidato della Procura di Reggio Calabria? Ma no, lui ha spiegato le ragioni per cui ha inteso spiegare alcuni passaggi importanti della sua vita. Dobbiamo prendere quello che ha detto, vuol dire attenerci alle sue motivazioni. Grazie. In questo processo, soprattutto nelle ultime fasi, si è parlato di 'ndrangheta che va scritta e indicata con la N maiuscola. Perché secondo lei c'è stata questa sottovalutazione di questo fenomeno? I 30 anni che ci sono voluti per arrivare a una pronuncia di questo genere sono espressione di questa mistificazione? Ma lo abbiamo spiegato nel corso della requisitoria, l'Andrangheta ha fatto delle scelte di un certo tipo, è riuscita per molti anni a far credere di non aver preso parte a una determinata strategia, ha utilizzato probabilmente gli uomini giusti e in questo vuol dire riuscita a nascondersi. Penso che sia arrivato il momento, vuol dire, di raccontare fino in fondo qual è stato il loro ruolo e qual è la loro forza criminale. Procuratore, durante la requisitoria lei... No, volevo aggiungere quello che dice il collega, che proprio il fatto che l'Andrangheta non sia stata mai considerata per quello che veramente era e solamente oggi se ne parla come di un fenomeno universale, un fenomeno che riguarda non solo l'Italia, riguarda l'Europa, riguarda il mondo intero, deve portarci anche a dare la giusta dimensione a quello che è necessario per contrastarlo. Oggi come oggi noi siamo impegnati nella richiesta di un potenziamento non degli uffici giudiziari di Augura, ma degli uffici giudiziari giudicanti, della polizia giudiziaria che è ancora ferma agli anni in cui si parlava solo di Cosa Nostra. L'Andrangheta è pericolosa, questo processo dimostra che il livello era quello ed è l'occasione giusta per ribadire l'importanza e la necessità di svolgere gli ulteriori sviluppi di questo importante lavoro che stiamo facendo, di ribadire la richiesta di ottenere un rafforzamento delle forze di polizia giudiziaria che è quanto mai necessario e quanto mai importante per questa guerra. Durante la requisitoria l'avete detto chiaramente che le indagini vanno avanti. Qualche un po' più critici siete stati su cosa c'è sopra Graviano e Filippone. Vabbè, ma non è questo il momento di parlare, diciamo, di quelli che sono i possibili sviluppi. Intanto andrà letta la sentenza e mi pare che, come diceva il procuratore, la trasmissione di alcuni atti vada nella direzione di approfondimenti da fare. Sulla N maiuscola, quello è il nome proprio di associazione criminale, e si scrive con la N maiuscola. Addirittura che si toglie. Grazie. Complimenti. Verso la giustizia completa, verso la giustizia integrale, e sono convinto che i valorosi magistrati della Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria creeranno le premesse per un processo, un Andrangheta stragista bis, dove ci siano gli altri mandanti ispiratori della strategia stragista del 94. Noi abbiamo ascoltato la sua arringa
che somigliava tanto ad un supplemento di requisitoria per i motivi che conosciamo. La sua idea, oggi l'avvocato probabilmente ce lo può anche dire, si può salire di livello e fino a che punto con una pronuncia giudiziaria di questi, in questi termini? Io credo che questo sia un primo passo storico ed importante, perché è la prima sentenza in cui i capi di Cosa Nostra e i capi dell''Ndrangheta vengono puniti assieme all'ergastolo per un fatto inserito nella stragista del 92-94, però dall'istruttore di Battipentale, dalla requisitoria del pubblico ministero e anche dalle mie conclusioni viene fuori che c'è un'altra verità, ci sono degli altri colpevoli, degli altri responsabili che sono in realtà i veri mandanti e ispiratori della strategia stragista e quindi anche dei delitti oggetto di questo processo. Io credo che dopo questo processo e questa sentenza andrà che da stragista si possa pensare seriamente che deve venire un processo Ndrangheta stragista bis, con altri imputati alla sbarra, con altri responsabili, quelli di cui ha parlato anche lo stesso Giuseppe Graviano nelle sue dichiarazioni spontanee, lamentando e sfogandosi di essere stato una sorta di capro espiatorio, lui colpevole, come giustamente ha ribadito la Corte d'Assise con questa sentenza, ma ci sono altri colpevoli che non erano imputati in questo processo e sono convinto che i valorosi magistrati della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria da questo processo partiranno per aprire un'indagine bis sugli altri mandanti e altri ispiratori e magari potremo avere finalmente una verità completa. Ecco, avvocato, lei ha fatto anche un post molto particolare il giorno della commemorazione dell'attentato di Via D'Amelio. Possiamo dire che si fa anche oggi forse un po' giustizia, si inizia a fare giustizia vera anche su quei fatti nel contesto in cui sono maturati? Io credo che ci sono finalmente le premesse per una verità piena. E per cancellare quella verità ufficiale e depistante secondo la quale tutti questi delitti sono stati vendette della mafia contro lo Stato. Beh, in realtà ci sono pezzi di Stato che sono stati responsabili dei depistaggi dopo, ma anche delle stragi prima, e noi vogliamo che lo Stato dimostri di saper fare giustizia anche al proprio interno. Grazie. 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 Vabbè. Signor Colonnello, questi sono i parenti? Insomma, siete soddisfatti di questa sentenza? Sì, sì, va bene con me. Giustizia è stata dopo fatta. Tanti anni. Dopo tanto tempo ce l'abbiamo. Finalmente giustizia? Vediamo, per adesso siamo contenti così. Grazie.